Amici del basket, telespettatori di Antenna Sud, un cordiale saluto da Antonio Celeste in diretta dalla sala stampa Antonio Corliano del Palazzetto dello Sport Elio Pentassuglia di Brindisi. È un sabato molto particolare per i colori bianco-azzurri, pur dopo la retrocessione in Serie A2 e dopo 12 stagioni di ininterrotta presenza nel massimo campionato. Un sabato particolare perché è il momento della presentazione ufficiale alla stampa, ai tifosi e alle istituzioni del nuovo allenatore della New Basket Brindisi, ossia coach Piero Buchi, che torna in Puglia, torna a Brindisi dopo un indimenticabile quinquennio che cominciò nella stagione 2011-2012 con la conquista prima della Coppa Italia di Lega e poi della promozione in Serie A2. Il presidente Nando Marino, d'intesa con tutti i soci del club biancoazzurro, ha deciso che il nome giusto per tentare di tornare subito nel massimo campionato italiano fosse, sia meglio, quello di Piero Buchi, e lui ha accettato la proposta, aggiungerei ha accettato la sfida. Un allenatore di lunghissimo corso, di grandissima esperienza, è stato anche il coach dell'Olimpia Milano, ha allenato la formazione lombarda in Eurolega e naturalmente in Serie A, ha vinto campionati di A2, qui è stato protagonista assoluto anche in Europa, e quindi i tifosi hanno accolto di buon grado la notizia dell'assunzione di Piero Buchi, che noi di Antenna Sud abbiamo dato in diretta alla presenza del presidente Nando Marino e del nostro editore Mino Distante nella puntata speciale di Zona Basket giovedì scorso. Il primo ospite di questo prologo della diretta relativa alla conferenza stampa di presentazione di coach Piero Buchi è il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, io direi un uomo di sport e di basket in particolare. Ho detto ai nostri telespettatori, caro sindaco, che questo è un momento molto particolare per l'immediato futuro della società. Beh, intanto non potevo mancare a dare il bentornato a Brindisi al coach Bucci. Poi è importante perché questa scelta dimostra quello che, di cui ero certo dal primo minuto, che la famiglia Marino e Nando in particolare avrebbero fatto di tutto per l'immediato ritorno in Serie A. Questa scelta mi sembra che confermi una previsione largamente apprezzabile, e naturalmente con questa mia presenza voglio anche confermare tutta la disponibilità e il sostegno che l'amministrazione comunale intende dare alla New Basket Brindisi. Brindisi è stato, resta il faro della pallacanestro pugliese, ma la voglia di tutti è quella di tornare al piano superiore. Beh, noi siamo la stella del sud, con tutto il rispetto per Napoli e dintorni, lo siamo storicamente, non credo che ci sia nessuno qua dentro disponibile ad abdicare a questo titolo di stella del sud. Siamo nel glorioso ma vetusto Palasport Elio Pentassuglia, edificato agli inizi degli anni 80, quando la squadra conquistò proprio la promozione in Serie A2 con l'indimenticabile binomio Brindisi-Piero-Pasini, che conquistò due promozioni consecutive dalla Serie B alla Serie A. Tutti aspettiamo il nuovo impianto. In trasmissione giovedì scorso il presidente Nando Marino ha dato notizie importanti. Ce la faremo? Io non posso dire di più di quello che ha detto il presidente Marino, ovviamente, ma sono molto fiducioso. Ho incontrato insomma la compagine che si appresta a presentare il piano di fattibilità economico-finanziaria, sono rimasto molto impressionato dalla serietà e dalla puntualità degli interlocutori. Io ho garantito, come peraltro è il mio dovere, la massima disponibilità e il massimo sostegno a questa iniziativa, perché ripeto, la pallacanestro a Brindisi non è un fatto della sola città e dell'intera Puglia e dell'intero sud Italia. Grazie al sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna. Ditemi se siamo pronti. Siamo pronti? Allora, Francesco Lozito, che mi assiste in diretta dal Palazzetto dello Sport, è pregato di fare un giro con la telecamera per mostrare quanto e come sia piena la sala stampa Antonio Corliano. Tutti attendono l'arrivo del nuovo allenatore. Siamo pronti, Francesco, per mostrare un filmato che precede proprio l'ingresso nella sala stampa di coach Piero Buchi, un brevissimo filmato che è una sorta di sigla per annunciare l'ingresso del nuovo tecnico della formazione biancoazzurra. Thank you.
E allora siamo pronti per accogliere il nuovo allenatore che sarà al tavolo qui nella sala stampa, Antonio Cogliano, con il presidente Nando Marino e col vicepresidente Lino Di Stante. La prima stretta di mano la do io al coach. Bentornato. Grazie. Ciao a tutti, grazie. Con lui il presidente Nando Marino e il nostro editore Lino Di Stante. Credo che anche il sindaco debba prendere posto al tavolo. Sentite gli applausi scroscianti che hanno accolto l'ingresso nella sala stampa del presidente Nando Marino, del nostro editore Lino Di Stante e soprattutto di coach Piero Bucchi. Un applauso lunghissimo a testimonianza anche dell'entusiasmo che evidentemente regna in questo momento. Tutti stanno cercando di cancellare la delusione della retrocessione in Serie A2. Non c'è bisogno che io commenti, ce l'abbiamo noi, Piero Bucchi, ce l'abbiamo noi. Grandissimo entusiasmo. E allora credo che sia proprio il presidente Nando Marino ad aprire la serie degli interventi per presentare, se ce n'è bisogno naturalmente, coach Piero Bucchi. A te la linea, presidente. Buonasera, buonasera a tutti. Sentite? Allora, intanto non pensavo un numero di persone così elevato in un sabato pomeriggio afoso come quello di oggi. E poi sono passati 20 giorni da quella cocente delusione di quella domenica, ma sono passati 20 minuti dopo la fine di quella partita dal momento in cui abbiamo iniziato a pensare che questa passione, questa città, questa piazza, questo pubblico, la nostra storia degli ultimi 12 anni meritavano una ripartenza veloce, come dicono gli americani, una restart. E dopo poche ore, la prima telefonata che ho fatto, devo essere sincero, in quel momento l'ho fatta all'amico Piero Bucchi, col quale in questi 8 anni di assenza ci siamo continuati a sentire, le nostre famiglie sono state sempre in contatto e ci siamo scambiati complimenti nei momenti buoni, una parola in più nei momenti meno buoni, come avviene sempre nello sport. Però chi fa sport deve sapere che si può vincere, si può perdere, ci sono le stagioni in cui hai il budget più basso della storia e sei a un passo dal vincere uno scudetto e stai per chiudere la regular season al primo posto, se non dopo la trasferta di Pesaro viene il Covid a tutti tranne che al sottoscritto. Quindi ci sono dei momenti della vita in cui bisogna prendere decisioni rapide, bisogna far ripartire la mente, bisogna trovare la grinta, la forza per poter reagire. E questa attestazione di stima che ci ha dato Piero domenica in un incontro a Bari con me e Tullio, dove abbiamo visto un coach che non ritorna a Brindisi perché magari a Brindisi si sta bene o c'è il bel clima o c'è un pubblico meraviglioso, ma torna a Brindisi con un progetto e, come dicono a Napoli, sua ormai patria nativa, con la cazzimma giusta per riportarci in Serie A. Quindi andiamo avanti, io faccio un grande in bocca al lupo a Piero, a tutto lo staff, e consentitemi di ringraziare, perché ci ha fatto una grandissima e graditissima sorpresa, il sindaco di Brindisi Pino Marchionna. Veramente non me lo sarei aspettato, ma mi fa piacere averlo al nostro fianco e poi gli passo subito la parola prima di passare la parola a Piero. No, solo pochissime parole per dire che non potevo mancare per dare il bentornato a coach Bucchi qui in questa città, che l'ho visto già protagonista per moltissimi e felicissimi anni, e questo è già una attestazione e una volontà
di buon augurio, ma soprattutto per dimostrare a Tullio, a Tullio, al vicepresidente Mino Di Stante, tutta la vicinanza che l'amministrazione ha rispetto al progetto complessivo che, come sapete, non è solamente sportivo, cioè non sta solamente sul parquet, ma sta in ben altre questioni molto più importanti e vorrei dire determinanti per tutta la città di Brindisi, che è la definizione e l'ultimazione della New Arena, che per quanto ci riguarda rappresenta un punto di svolta fondamentale non solo per il basket, per lo sport in generale brindisino, ma per l'intera città, per la sua capacità di rappresentare un punto di riferimento non solo pugliese, come ho detto poco in diretta, con tutto il rispetto per Napoli e dintorni, noi siamo la stella del sud e dobbiamo tornare a esserlo. Grazie. No, non c'è, solo due parole, un ringraziamento e ritorno. Lascio subito la parola a lui, perché spero e credo, e ne sono certo, che quest'anno ci rifaremo di quello che purtroppo abbiamo passato quest'anno, un anno di sofferenza, un anno di delusioni, e quindi con la speranza che quest'anno sia tutto diverso, e ripeto, ne sono certo, e di nuovo bentornato a casa. Grazie. A casa sua, mister, a casa sua, coach. Quindi, e poi il ringraziamento come sempre ai nostri tifosi, alla nostra città, a tutti gli sportivi di Brindisi, e la presenza anche di Pino, che rappresenta tutta l'amministrazione comunale di Brindisi, e questo dimostra anche l'affetto che c'ha l'amministrazione verso questa grande società. Grazie ancora a tutti di essere qui, e speriamo di darvi quest'anno delle soddisfazioni che purtroppo l'anno scorso ci sono mancate. Grazie ancora. Che belli che siete. Uè, non è facile, che emozione. Non è facile, bellissimo però. Veramente tanti amici, veramente tante persone conosciute a cui sono veramente molto affezionato, come Giardanando ovviamente, tutta la famiglia, però io e mia moglie abbiamo veramente Brindisi nel cuore. E quando domenica scorsa Nando mi ha chiamato, mi ha toccato la telefonata. Però nello stesso tempo, l'ho detto a lui poi quando ci siamo visti a Bari, la telefonata mi ha anche fatto pensare, nel senso che io voglio assolutamente, gli ho detto Nando, voglio assolutamente affrontare questo nuovo percorso, però ci voglio pensare, perché il senso di responsabilità che ho verso la città e verso i tifosi è veramente grandissimo. Quindi non vengo a cuor leggero, magari come è stato invece 12 anni fa, quando ok, vado. La prendo, vado, senza conoscere nessuno ovviamente e niente della città, di tutti voi. L'ho fatto in maniera molto più serena, molto più così, leggera. Invece questa volta, l'ho detto l'altra sera alla trasmissione, lo ribadisco adesso, perché questo grande senso di responsabilità che ho nell'affrontare questa nuova sfida mi ha richiesto una riflessione profonda. E quando ho capito che ero pronto, che c'ero completamente, che ero al 200% per riprovarci, ho detto Nando, ok, vediamoci, parliamone, perché sono convinto che possa essere un'altra bella cavalcata. Vi devo anche dire che Nando mi aveva offerto 3 anni di contratto e io ho detto guarda, voglio provarci il primo anno, voglio provarci il secondo, se non ce la faccio me ne vado io, perché l'idea è quella di provare a fare la promozione. Poi se ovviamente le cose vanno bene, possiamo prolungare il matrimonio ovviamente, però l'importante è che nella testa di tutti ci sia la voglia di provarci, di dire a tutti che ci siamo anche noi, poi vediamo se siamo i più bravi, se non lo saremo, il campo ce lo dirà, però vogliamo esserci, vogliamo essere pronti ad affrontare questa nuova sfida, vogliamo essere protagonisti del campionato, poi è chiaro che dobbiamo fare la squadra, trovare i giocatori giusti, trovare le persone giuste. Però ci vogliamo essere assolutamente, e sono qua perché Nando me l'ha chiesto a nome della società, ma anche a nome dei tifosi di tutta la città, quindi io sono qua per cercare insieme a voi, con il vostro aiuto, col vostro calore, con la vostra forza, di provare a fare un'altra scalata. Grazie ragazzi.
quindi ringrazio tutti voi, ringrazio Nando ovviamente per primo, perché veramente mi ha telefonato pochissime ore dopo la retrocessione. E in questo momento la scelta è stata anche molto facile, mia moglie mi ha aiutato in questo, è stata veramente una spinta importante, perché lei qua è stata benissimo, per cui insieme abbiamo fatto una scelta da questo punto di vista facile. Dal punto di vista professionale vi ho spiegato prima il mio pensiero e quello che è maturato dopo la telefonata di Nando, però ci siamo qua e siamo pronti per ripartire. Volevo concludere con una battuta. 12 anni fa, quando lo facemmo arrivare in aeroporto, preso di nascosto e portato da me a Lecce in concessionaria, c'era l'allora compianto Corleanò, e quindi gli farei un applauso. Noto per la sua simpatia, e gli disse: coach, a Brindisi ti troverai bene, poi passerai da Armani ad Argi, ma sono sempre vestiti. Io questa volta farò una battuta: passi da Stintino al Guna, ma è sempre mare e saremo da Dio. Se siete d'accordo, io passerei la linea ai colleghi, di domande ne ho fatte anche troppe a Piero l'altra sera, vi do semplicemente il bentornato in questa circostanza ufficiale. Chi vuole fare delle domande subito? Marino, se vieni da questa parte per cortesia, Marino Petrelli, vieni anche da questa parte, così siamo in diretta. Ciao Marino. Eccoci. Buonasera a tutti, ciao Piero, bentornato anche da parte mia, buonasera a tutti. Grazie. Vorrei partire con una curiosità, che sia di buon auspicio, e sarà sicuramente di buon auspicio. Tu sei arrivato alla Virtus Roma nel 2018 con la stagione che era iniziata con Fabio Corbani in panchina, proseguita con Luca Becchi, e a Brindisi sappiamo che cosa hanno fatto. Sei arrivato tu, hai salvato Roma, hai portato Roma poi l'anno dopo in Serie A. Salvato la Virtus Roma. E quindi credo che sia di buon auspicio, spero, per tutti. Questa curiosità mi riporta ad una domanda, se ne posso fare due velocemente. Che tipo di Serie A2 ti aspetti di trovare rispetto ai 5-6 anni fa quando hai allenato Roma? Che tipo di avversarie e che tipo di squadra pensi di allestire, se ci hai già pensato? Perché con Roma hai vinto con il famoso asse play pivot Nick Moore, Sims, e con tanti italiani molto forti. Ora cosa hai già pensato, a qualcosa in particolare? Grazie, bentornato ancora. Grazie, prego coach. Grazie Marino. Allora, il campionato mi sembra molto competitivo, vedo adesso le partite di A2, devo dire tante buone squadre, da Udine a Forlì, a Bologna, a Trapani, però ce ne sono tante che veramente sono molto forti, quindi chiunque non andrà in A1 quest'anno ovviamente rappresenterà una squadra che avrà l'ambizione per provarci come noi ad andare in A1. Il campionato sarà molto lungo perché saranno 20 squadre, come sapete, quindi sono 38 partite, ci saranno 8 turni infrasettimanali, quindi sarà come un po' giocare le coppe, quindi sarà un campionato lunghissimo, faticoso, e quindi ci vorrà una squadra molto profonda, una squadra molto capace anche di resistere alle difficoltà che il campionato ci metterà di fronte, quindi occorrerà una squadra sicuramente fresca dal punto di vista atletico, ma anche un po' matura e dura mentalmente, perché possa affrontare le difficoltà che sicuramente ci saranno, perché 38 partite sono veramente tante, quindi sarà un campionato molto, molto difficile. Per quanto riguarda gli americani, non so ancora di preciso dove andranno, per andare alla tua domanda, se quale sarà l'asse, il pivot o meno. Come sempre in A2 bisogna prima cercare di prendere gli italiani buoni, se possibile, e poi nel momento in cui ci saranno delle priorità o delle situazioni più complicate, magari le puoi rimediare, aggiustare con l'arrivo dell'americano. Se tu riesci a trovare 4 italiani buoni nel reparto lunghi, puoi mettere 2 giocatori americani sul perimetro, ma se non trovi giocatori sufficientemente validi sotto i tabelloni, devi magari mettere un americano e quindi adeguarti un attimo poi sul perimetro. Credo che il playmaker americano possa essere già però una prima indicazione a cui stiamo pensando seriamente.
Altre domande? Intanto devo fare ammenda, chiedo scusa per la mia scortesia, ma ho dato il bentornato a Piero, ma devo darlo anche alla signora Mariolina, che saluto. Collega Pierpaolo Piliego, Gazzetta del Mezzogiorno e frequentatore del nostro salotto televisivo. Buonasera coach, bentornato. Ciao, ciao. La mia domanda è molto semplice. Al di là dei rapporti con la famiglia Marino, la città di Brindisi, 5 anni trascorsi, quanto ha inciso in questa decisione finale la crescita esponenziale che ha avuto Brindisi, se vogliamo, in questi 12 anni di Serie A a livello soprattutto anche societario? Ma è chiaro che la squadra è cresciuta, la società non è quella che io ho trovato 12 anni fa. Allora con Santi e con Alessandro Giuliani abbiamo, credo, veramente un po' rifondato il tutto. Adesso questo ovviamente non c'è bisogno, nel senso che troviamo una società che ha fatto 12 anni di esperienza facendo anche le coppe europee, per cui troviamo una situazione molto più solida, molto più preparata ad affrontare le difficoltà. Quindi allora ci fu veramente una così... Santi, Alessandro, dal punto di vista della gestione al di fuori del campo, furono molto importanti appunto per ricominciare. Però questi 12 anni, ripeto, sono stati molto belli, sicuramente anche con tanti anni da protagonisti, per cui questa annata fanno esperienza, trovo una società solida, una società sicuramente con tanta esperienza, e quindi questo approccio in questo caso è un po' più semplice. Gianluca Greco di Brindisi Report. Viene Gianluca. Sì, buonasera coach, bentornato. A proposito di italiani, vorrei chiederle se la base degli italiani della squadra che ha composto questa stagione può essere già un buon punto di partenza in vista della prossima. Poi mi permetto, se posso fare anche una domanda al presidente Marino, se potrebbero esserci delle novità o meno anche dal punto di vista dell'assetto societario nelle prossime settimane. Grazie Gianluca. Prima coach o prima il presidente? Dai. Risolviamo prima il problema dell'assetto societario, anche se l'altra sera abbiamo detto cose molto concrete, molto rassicuranti in questo senso. Sull'assetto societario non ci sono novità. Poi se qualcuno vuole entrare in società, vuole darci una mano per essere ancora più forti e competitivi, le nostre porte sono aperte, io e Mino lo accoglieremo a braccia aperte, perché l'unione fa la forza e una città come Brindisi può andare avanti soltanto facendo unità di intenti e soprattutto cercando di mettere tutti insieme un mattoncino per arrivare a un budget forte, importante come quello che ci vuole per vincere questo campionato, o meglio provare a vincerlo. Però grazie per la domanda, perché stiamo lavorando anche lì 2 ore dopo la retrocessione. Mi fa piacere oggi anche la presenza di Francesco Rena, che ci sta aiutando tanto. Stiamo creando un consorzio di aziende, che non hanno bisogno assolutamente di pubblicità, un consorzio che sta nascendo per rinforzare la base economica e innalzare il budget. Per quanto concerne la raccolta pubblicitaria, abbiamo un fuoriclasse in quel campo che è Andrea Fanigliulo. E invito tutti i nostri sponsor attuali a venire martedì sera nell'evento che avremo in una meravigliosa cornice come quella della spiaggia Octagona. Quindi non sono le due cose in contrasto, anzi lavorano di pari passo, e cerchiamo e andiamo ad arrivare a 30 aziende di queste società che lavorano. Ad oggi ne abbiamo già chiuse 10 o 11 e vi posso garantire che 5 sono di fuori provincia, quindi la cosa è molto molto seria. Ieri abbiamo avuto un incontro con un noto commercialista locale che ci ha dato e sta ponendo le basi per lo statuto, per questa rivoluzione all'interno della New Basket, e insieme al gruppo di amici straordinari professionisti che compongono la Brindisi Pallacanestro, altro elemento fondamentale per il nostro percorso, siamo convinti di poter riuscire a dare a disposizione del coach e di coloro i quali andranno a fare mercato le migliori risorse per poter fare veramente una squadra che dovrà lottare dal primo giorno sino alla 38esima giornata. Dicevo prima, col sindaco sono 38 battaglie da affrontare, campionato lunghissimo, e quindi bisognerà
partire bene e sarà fondamentale un'ottima preparazione atletica, ma sarà fondamentale trovare degli uomini che creino un gruppo. Si può vincere con il giocatore bravo, si può vincere con la stella, ma se non c'è un'unità di intenti, un gruppo come ci è mancato nelle prime 10 giornate di campionato quest'anno, tu non vai da nessuna parte, le partite all'ultimo secondo le perdi tutte come abbiamo fatto quest'anno. Se hai una squadra pronta a sacrificarsi e a buttarsi come è stato nelle ultime domeniche su ogni pallone vacante sul parquet di gioco, allora tu le vinci e puoi fare quello che hai fatto nel secondo, nella seconda fase del campionato, dove abbiamo chiuso il girone di ritorno a pari punti con Milano, che oggi è la favorita per lo scudetto. Quindi è su questo che lavoreremo, su questo, sugli uomini, e la cosa che vi posso garantire è che Piero, la cosa che più guarda, e a volte ci siamo anche scontrati in passato, più che l'aspetto tecnico guarda l'aspetto umano, l'aspetto caratteriale, l'aspetto di creazione del gruppo, ed è, sono elementi base. Io ho visto oggi un documentario di una, non faccio il nome, di una squadra che ha vinto tutto negli anni passati, e questa squadra, i suoi artefici, i giocatori principali hanno detto: noi eravamo una buona squadra, ma eravamo sicuramente il gruppo più forte del mondo. È questo che noi dobbiamo creare per vincere questo campionato difficilissimo. Al coach. E deve rispondere al collega Gianluca Greco, prego. Sì. Dobbiamo partire dagli italiani, ovviamente. I ragazzi che sono qua sono ovviamente, diciamo, sotto osservazione, ci stiamo pensando, perché sono giocatori di valore, per cui stiamo valutando effettivamente il loro desiderio eventualmente di restare, e anche ovviamente da parte nostra quale può essere la posizione che potrebbero avere all'interno del gruppo. Quindi è una fase di studio. Vabbè, la signora, pubblicità. Grazie signora, un po' di... Per cui stiamo valutando effettivamente tutto quanto. I giocatori che sono qua sono giocatori di valore e stiamo valutando quello che può essere il loro ruolo all'interno del gruppo. Però sono i primi passi. Oggi per la prima volta incontrerò Leo. Permettetemi anche di essere molto felice dello staff tecnico. Sono contento che Marco Esposito faccia parte dello staff. Ho chiesto che Marco Cardillo diventasse assistente in Serie A, perché penso che abbia il carattere e la voglia in questo momento giusta per darmi una mano. Però ripeto, da oggi si comincia a lavorare, oggi mettiamo nero su bianco, cominciamo a fare i primi passi per costruire la nuova squadra. La parola adesso all'editore meno distante per una puntualizzazione. Una domanda, io dopo la trasmissione che abbiamo fatto l'altra sera, la mattina dopo mi hanno telefonato un po' di amici dicendomi: ah, pensavamo che lasciavate, cioè che non c'era più un futuro per la pallacanestro Brindisomena. Non so da dove venivano questi ricordi, queste, insomma, ricordi particolari che qualcuno di noi non abbiamo mai permesso di dirci o meno. Certo sarebbe, se qualcuno, insomma, vorrebbe entrare in società, solo un malato di testa non farebbe entrare altre persone in società, perché come ben sappiamo, quando si portano società di calcio, società di pallacanestro, che sono sempre società a maggior parte delle volte a perdere, solo un malato di testa, diciamo, non farebbe entrare altre persone. Quindi noi come società aspettiamo chiunque esso sia che ci vorrebbe dare una mano per fare qualunque cosa che magari vorrebbero. Noi, io sono disposto a lasciare la vicepresidenza senza nessun problema. Nando è disposto a lasciare a fare il presidente? No, non c'è problema. Quindi voglio dire, non c'è nessun problema. Noi aspettiamo tutti. Quindi state tranquilli, perché ci sarà ancora una continuazione nella pallacanestro Brindisi. Se non ci sono domande dei colleghi ancora, nessuno, approfitto di questa circostanza, non l'ho fatto giovedì in trasmissione, ma approfitto di questa diretta per dare un saluto anche all'assistente Andrea Vicenzutto, che non farà parte dello staff. Ne ho apprezzato la professionalità, la serietà, anche quando è stato da noi in televisione, quindi lo saluto da qui. Piero, un'ultima considerazione con te. Ha detto giustamente Nando, 38 battaglie, un campionato durissimo, con la riforma dei campionati che si completa, il girone unico, una promozione diretta, l'altra
attraverso i playoff, esattamente come è successo nella stagione 2011-2012 quando tu con la squadra conquistasti la promozione in Serie A. Ma è un lotto durissimo, Cantù, Fortitudo, Trapani, vedremo come finirà da questa parte del tabellone, Udine è difficilissimo, Forlì. Ce ne sono tante buone, effettivamente sarà un campionato molto complicato, molto duro, dobbiamo essere, ripeto, molto duri mentalmente, perché sarà uno sforzo soprattutto mentale di resistenza, perché quando giochi 38 partite, quella che arriva prima effettivamente sarà veramente molto brava. Le altre dietro che hanno magari lottato per cercare di arrivare prima, poi devono fare i playoff dopo che magari hanno speso tantissime energie per cercare di arrivare nella prima posizione. Quindi è un campionato che metterà a dura prova i nervi, ma soprattutto appunto la mentalità. Ci vorrà quindi, ripeto, grande carattere. Quindi il costruire una squadra con gli uomini giusti, come accennava prima Nando, secondo me è fondamentale. Ci vogliono delle persone che sappiano mettere sul campo e dentro lo spogliatoio veramente qualcosa che vada al di là della questione tecnica, perché sennò non riesce a fare un campionato di livello. Approfitta di questa diretta, qui c'è una larga rappresentanza della tifoseria, però il mezzo televisivo ci consente di raggiungere tutti. Cosa vuoi dire ai tuoi vecchi e nuovi tifosi? Ragazzi, stiamo insieme, sono felicissimo di rivedervi, qualche chilo in più, qualcuno, però nel complesso... Anche qualche anno in più. Nel complesso vi trovo belli, belli come il sole, per cui cerchiamo di stare... veramente uniti, c'è bisogno di voi perché i giocatori dentro al campo sentono il vostro affetto, quindi sono felicissimo di tornare in questo ambiente con voi, tutti quanti voi. Permettetemi però, se mi consentite, di salutare anche gli amici di Sassari. Non è finita come avrei voluto, ma fortunatamente i momenti belli sono stati molti di più di quelli brutti. Quindi un saluto comunque va alla società e ai tifosi di Sassari. Ok? Quello che sto facendo e stiamo facendo insieme è un po' irrituale dal punto di vista televisivo, però abbiamo assunto solenne impegno in trasmissione giovedì sera. Questa è una maglia XL, c'è Checco Guadalupi che si appresta a riceverla da voi. Checco! Checco Guadalupi che mi accompagna fotograficamente in trasmissione. E allora con Bino Di Stanti, presidente Nando Marino e Piero Buchi. Promessa mantenuta, la società offre la maglietta a Checco Guadalupi. A beneficio dei nostri fotografi. Giulio, vieni qua, Giulio. Il general manager in foto, eh. Giulio, vieni qua. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Grazie. E così chiudiamo questa diretta dalla sala stampa del Palazzetto dello Sport Elio Pentassuglia. La presentazione ufficiale ai tifosi e ai giornalisti, erano tantissimi i tifosi presenti oggi, del nuovo allenatore della New Basket Brindisi, un grande ritorno, quello di Piero Buchi. Grazie per aver seguito la nostra diretta, ad Antonio Celeste un saluto a tutti, alla prossima.